Dunque, io volevo fare un monologo che parlasse di quello che sta diventando una piaga sociale, cioè la violenza sulle donne. E quindi ho letto due libri di Dacia, L'amore rubato e Buio. E nell'amore rubato ho trovato questo racconto, cronaca di una violenza di gruppo che mi ha particolarmente ispirato e da lì insomma l'ho contattata, ci siamo conosciute e ci siamo molto amate. È talmente grottesco e capricciante il racconto, perché è la storia di una violenza ma vista dal punto di vista di tre degli aggressori, del preside di una scuola, insomma, che rilasciano delle deposizioni di fronte al commissario che sono veramente grottesche. E quindi ho immaginato l'anima di questa ragazzina abusata, un'anima morta, che è come se si ripetesse sempre la stessa orribile storia, ma ricordando i personaggi per decenni, così come lei li aveva nella memoria, e quindi come dei personaggi grotteschi, favolistici quindi.